parliamo di rischio idrogeologico e di finanziamenti ministeriali. E mi scuso con l'assessore se l'interpellanza è un po' lunga, ma effettivamente nasce da una storia quasi ventennale. Infatti, al fine di perseguire la protezione delle esondazioni del Segno, di tutta quella zona e a valle della Via Emilia, Castelbolognese, Cotignola, Lugo, Fusignano ed Alfonsine, fu stabilita la necessità di costruire tre casse e un sistema di tre casse di espansione sul Segno, che doveva accumulare un certo volume d'acqua e che copre circa 70 ettari. E questo progetto risale al 92, almeno nella sua prima ideazione, comunque diciamo è stato rielaborato nel 2005 dal Servizio Tecnico di Bacino. Per questo, per il completamento di questo progetto abbiamo anche chiesto un finanziamento al Ministero negli interventi da inserire nel piano nazionale contro il dissesto idrogeologico. Nel progetto iniziale si parlava di realizzare appunto tre casse per un intervento di circa 9 milioni di euro, poi suddiviso in due stralci da circa 2 milioni 2 e 6 milioni 8, questo secondo stralcio poi diventati 8 milioni e mezzo. Intanto, leggendo tutta la documentazione, sorge un primo dubbio. Nel progetto iniziale si parlava di tre casse di espansione, adesso pare che ci fermiamo a due, poi la terza e una nuova quarta verranno realizzate successivamente. Su questo chiedevamo lumi. In sostanza, comunque, quello che ci preme capire è, dopo tutto questo tempo di progettazione, spacchettamento, eccetera, qual è il cronoprogramma o la previsione della realizzazione della messa in opera, di quello che c'è già, che cominci ad essere utilizzato o meno, perché, diciamo, la stagione delle piogge si arriva e non vorremmo correre ulteriori rischi. Sappiamo che a Ecomondo c'è stato l'incontro con il Ministro Galletti in cui ha confermato delle cifre, se lei ci conferma quali sono disponibili e quando verranno utilizzate. Infine ci interessa sapere se è a conoscenza dello stato della frana nei pressi di Castel Bolognese, perché anche questa prima era stata classificata come intervento urgente, una frana che potrebbe ostruire in parte il flusso dell'acqua, adesso invece è diventato intervento ordinario, quindi slitta di circa un anno. Grazie. Il sistema di casse è delineato nel piano stralcio per il bacino del torrente Senio, che prevede tre aree di laminazione, di cui due poste a monte e a valle dell'emissione del torrente Sintria, che è nel comune di Riolo Terme, Brisighella e Faenza, ed una in località Chiusaccia, in comune di Cotignola, la cui realizzazione per stralci funzionali non è tecnicamente percorribile. Rispetto a tale individuazione non si è ritenuta al momento prioritaria la realizzazione della cassa di monte, che presenta particolari complessità attuative legate al rapporto costi-benefici, mentre risulta ultimata la cassa intermedia e in fase di realizzazione quella di valle. L'ulteriore invaso previsto dal piano stralcio Cotignola è stato recentemente, in sede di aggiornamento del quadro del fabbisogno, di cui è la deliberazione della Giunta regionale 478-2015, inserito dalla Regione in accordo con l'autorità di bacino del Reno per l'importo di euro 5 milioni. A chiarimento di quanto sopra, di quanto riportato dal consigliere, si precisa che la somma pari a euro 2.233.000, già trasferita dal Ministero dell'Ambiente sulla contabilità speciale legata all'accordo di programma del 2010, corrisponde alle risorse necessarie per l'acquisizione al demanio regionale delle aree private a tutt'oggi in corso di coltivazione, previo collaudo delle opere in corso di realizzazione. La somma di euro 8.500.000 invece, destinata al completamento delle casse intermedia e di valle, è inserita nella tabella C del DPCM 15 settembre 2015, oggetto dell'accordo siglato ad inizio novembre dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente Bonaccini, in qualità di Commissario di Governo e dal Ministero. In particolare, l'intervento è inserito nella parte programmatica il cui finanziamento è previsto per il 2016. Relativamente alle fasi di progettazione è stato concluso il livello definitivo delle opere idrauliche in grado di attivare l'intero sistema costituito dalle due casse intermedie di valle e si è deciso quindi di procedere ad un appalto integrato con realizzazione dell'esecutivo da parte delle ditte concorrenti. Questa procedura garantirà di mettere più in valore gli aspetti tecnici, i tempi realizzativi, quelli ambientali e quelli della sicurezza, anziché quelli
del solo prezzo di massimo ribasso. Per la prima cassa posta a Piemonte nel comune di Riolo Terme, attualmente ritenuta non prioritaria, la progettazione è in fase preliminare, mentre per l'invaso posto più a valle in comune di Cotignola è al momento disponibile uno studio di fattibilità che andrà approfondito subordinatamente alla messa a disposizione da parte del Ministero dei finanziamenti, tenendo opportunamente conto del funzionamento delle altre due realizzande casse di monte. Per quanto riguarda il cronoprogramma di realizzazione dei lavori delle due casse per l'importo pari a €8,5 milioni, si prevede la consegna dei lavori in 6-8 mesi dal trasferimento dei fondi in contabilità speciale e un tempo di esecuzione di circa di massimo 24 mesi. I dati relativi ai quantitativi estraibili, alla natura e alla quantità di materiale già estratto sono regolati da apposite convenzioni stipulate, come prevede la normativa di settore, stipulate dai comuni nei quali ricadono le aree. Per l'estratto si precisa che dal 2004 ad oggi ammontano a circa 1 milione i metri cubi di sabbia e gaia e a circa 5,8 mila i metri cubi di sabbiella. Relativamente agli ulteriori interventi previsti lungo il corso del Senio, faccio presente che l'intervento in comune di Castel Bolognese è indicato come urgente nell'ordinanza 232 e per la progettazione appalto sono stati rispettati i tempi indicati nell'ordinanza stessa. L'intervento ha previsto taglio e allontanamento delle alberature presenti. La frana a cui fa riferimento il consigliere non lambisce direttamente il Senio e si trova in terreno di privati a cui spetta la sistemazione. Totalmente soddisfatto, ringrazio l'assessore per il dettaglio della risposta, però dalla risposta capiamo che i tempi purtroppo sono ancora lunghi, nel senso 2016 il finanziamento, più 6-8 mesi dopo il finanziamento, più, avevo letto 18, dall'altra parte 24 mesi per i lavori. Quindi diciamo, passiamo questo inverno e il prossimo ancora senza avere completato l'opera. Quindi speriamo che vada tutto bene. Diciamo. Purtroppo i tempi si allungano, quei 2,3 milioni abbiamo capito quindi che sono solo per l'acquisizione delle aree e non per il completamento, quindi i tempi per il completamento si allungano e non posso aggiungere altro. Aspettiamo però che questi fondi, io non so adesso in che data arriveranno nel corso del 2016, in che data li metteremo a bilancio, perché se è fine 2016 vuol dire che finiamo ampiamente nel 2017. E poi appunto quella sistemazione di quella frana compete ai privati, e magari aiutiamo, spingiamo i privati perché non corriamo ulteriori rischi. Grazie.